Siamo nel salone della parrocchia San Francesco che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l'associazione Memoria e Legalità Giuseppe e Letizia presenta lo spettacolo evento Mi prendo e mi porto via, un evento dibattito per raccontare la violenza sulle donne attraverso la parola e le arti. Questa associazione è stata fondata qualche mese fa da me ed altri 4 ragazzi. Ci siamo riuniti perché abbiamo dei trascorsi precedenti comuni sia rispetto all'impegno, alla memoria e alla legalità. Allora abbiamo deciso di creare questa associazione per fare cittadinanza attiva sul territorio venariese e per creare un punto d'incontro per i ragazzi. Questa sera abbiamo deciso di inaugurare l'associazione con questo evento che si intitola Mi prendo e mi porto via. Affronteremo il tema della violenza sulle donne perché il 25 novembre appunto è la giornata internazionale sulla violenza contro le donne. Questo tipo di evento è un evento dibattito e quindi affronteremo il tema attraverso le parole e le arti. Inizieremo con un monologo ripreso da un monologo fatto da Paola Cortellesi e Claudio Santamaria e poi proseguiremo con un dibattito insieme a 2 psicologi. Il filo conduttore della serata è una storia d'amore, quindi inizieremo con l'innamoramento, un punto di rottura e poi la rinascita della vittima. Invito raccolto dalla presidente della commissione antimafia Barbara Virga. Ho raccolto con piacere l'invito dei ragazzi dell'associazione Memoria e Legalità in quanto nel mio ruolo istituzionale è un argomento che mi preme molto, anche perché 2 anni fa ho voluto fermamente l'istituzionalizzazione di questa giornata anche nel comune di Venaria. È un tema su cui sicuramente non bisogna abbassare la guardia e questi ragazzi dal programma che hanno messo in piedi hanno saputo trattarlo in modo delicato ma efficace attraverso le arti e le parole, quindi sono onoratissima di aver potuto partecipare e dare un mio contributo, soprattutto relazionando su quelle che sono le novità legislative in materia.